Come Comune di Chiavari, in collaborazione con la Sguattro Chiavarese, il Centro Giovani, il Villaggio del Ragazzo, il Centro Famiglia Tiguglio, la Pastorale Giovanile presso la Diocesi di Chiavari e la Rete Mirani, quindi il mondo della scuola, abbiamo organizzato un ciclo di incontri dal titolo La comunità che educa la sfida di crescere insieme, che vede l'intervento di due docenti universitari esperti nella materia dei giovani, in particolare degli adolescenti, ovvero il professor Pietro Polli Charmé, che interverrà il 27 aprile presso l'Auditorium San Francesco alle 18.30, e il professor Massimo Recalcati, che interverrà invece il 18 maggio, sempre alle 18.30, presso l'Auditorium San Francesco. Il tema su cui sono stati invitati a intervenire riguarda il mondo dei giovani, in particolare degli adolescenti, e soprattutto le criticità e le fragilità che si presentano, oltre che naturalmente le potenzialità e le energie. Questo per poter approfondire questo tema al di là degli stereotipi e dei luoghi comuni. Ed è rivolto a tutti quanti, in particolare chiaramente ai genitori, ma anche al mondo degli insegnanti, al mondo della scuola e tutti gli operatori che quotidianamente si trovano a stretto contatto con i nostri giovani. Siamo molto soddisfatti di poter proporre al nostro territorio questo momento che concepiamo soprattutto come un momento di crescita culturale, un momento rivolto agli educatori, agli insegnanti e ai genitori. Consapevoli che oggi il tema dell'educazione è un tema che va a declinarsi in un tempo difficile e in un tempo complesso. Quindi risulta particolarmente importante poter offrire agli adulti che si impegnano sul tema dell'educazione momenti di riflessione autorevole che offrano spunti in grado poi di dare linfa vitale all'operatività. Sono qua oggi in rappresentanza un po' di tutto il mondo sanitario che si occupa di giovani, ovvero appunto il SERT, il Servizio di Salute Mentale, il Consultorio Familiare, la Neuropsichiatria Infantile e fino anche la pediatria, perché abbiamo avuto casi nel passato recente di persone con problematiche, diciamo, di disagio che erano addirittura infra-14enni, per cui per esempio non è possibile accedere a determinati servizi. In quest'ottica collaboriamo con i distretti sociali, quindi con il distretto di Chiavari, di Rapallo e di Sestri Levante per poter fare appunto un tavolo sull'adolescenza che aiuti i ragazzi a intercettare il disagio che può essere possibile con i ragazzi. E in questo senso sempre noi abbiamo una grande collaborazione con il volontariato e col mondo del privato sociale. Noi quindi nel caso del Villaggio del Ragazzo abbiamo operatori che sono presenti stabilmente nei nostri servizi e che lavorano soprattutto nel mondo della prevenzione o delle patologie che affliggono i giovani, visto che si tratta di operatori spesso di giovane età.